Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il DC Blaster al 130, il nuovo lanciarazzi del set Boombox. Oltre al DC Blaster, oggi è disponibile nello shop anche la bordata, quindi se nell'evento pirata non avete fatto in tempo ad ottenerla, questa è la vostra occasione. L'arma di base si presenta così: livello critico, velocità di ricarica, elemento fisico, danni critici e danni ai nemici che ballano. Se elimini un nemico con quest'arma, quel nemico e nemici vicino ballano per un breve tempo. Quindi, se elimini un nemico, quel nemico non balla perché l'ho eliminato, innanzitutto balleranno i nemici di fianco. È una perk che già conosciamo e vi dirò di più. Questo è l'unico lanciarazzi nella storia di Fortnite che non fa triggerare le bombole dei bombaroli. Attenti, quindi è un acquisto assolutamente da fare perché sarà l'unico lanciarazzi utilizzabile nei tunnel fino ad ora. Quest'oggi questo lanciarazzi lo proveremo inizialmente senza una vera e propria build, cioè entrerò con Scorch Drago appunto per farvi vedere il suo vero potenziale. Dopodiché alla fine del video lo proveremo anche con una build apposta per i lanciatori. Allora, la particolarità di quest'arma qual è? Innanzitutto i colpi che rimbalzano sulle pareti, quindi non è vantaggioso sparare così all'aperto come gli altri lanciarazzi, quanto più appunto dentro i tunnel. Infatti in questo gameplay andremo a provare per la prima volta un lanciarazzi in missione dentro i tunnel, vedremo un attimo come si comporta. In sostanza il colpo comunque rimbalza sulle pareti e infligge tante volte lo stesso danno, è per quello che ha tanto potenziale questo lanciarazzi, raga. Ha anche un buon impatto a quanto vedo, non è che mi dispiaccia. Allora, abbiamo uno smasher qui che dorme, probabilmente mi converrebbe trapparlo in un uno per uno, però comincio col farvelo vedere anche un attimo così all'aperto. È divertente da usare, la gittata non è lunghissima, però ha anche la perk che fa ballare i nemici, ve lo ricordo questo raga, importantissimo. Ok, ora non gli sto infliggendo praticamente nulla a sto smasher. Proviamo a trappare questo mostro della nebbia al 140. Vediamo quanto riusciamo a infliggere. Avete visto il colpo come rimbalza, raga? Spettacolare. Due colpi e il mostro della nebbia è andato. E non sono neanche bustato dai compagni in questo momento, Comunque, vediamo un attimo se ce la faccio a trapparmi questo smasher. L'unica cosa è che mi sono dimenticato di mettermi il campo lento in questo caso. Dovrei farcela comunque, Sono comunque col ninja, ho tanta movibilità. Vediamo cosa riesco a fare. Ok, vieni qua, smasher. Ah, madonna, mezza vita gli ho tolto. Beh, direi che comunque ha tantissimo potenziale questo lanciarazzi, raga. Per l'appunto nei passaggi secondo me è perfetto. Possiamo spammare quanto vogliamo, sprecarne quanti vogliamo. Non sarà più un problema gestirci quei tunnel dove appunto saranno pieni di trappole. Cioè, se ci sono quei piccoletti, quei medio cicciotti che ci passano, possiamo benissimo craftarci questo lanciarazzi e iniziare a sparare dentro al tunnel. Thank you.
Comunque, come volevo farvi notare anche prima, questo lancialazzi appunto non attiva le bombole. Questa è la mia dimostrazione, perché comunque è una cosa che va fatta vedere. E ci tengo a dire soprattutto che non è un bug, è la Epic stessa che appunto ha annunciato questa cosa. Quindi andate tranquilli, se vi piace questa funzionalità di questo lancialazzi, tenete in considerazione questa cosa. Comunque, vedete, anche contro nemici al 174, pur non facendo rimbalzare la palla dentro, vedete, comunque va all'aperto. È parecchio, parecchio forte, raga, credetemi. Dunque raga, in conclusione, vi consiglio di comprarlo questo lanciarazzi? Assolutamente sì, come sempre, come ogni cosa che esce nello shop, è l'unica occasione che avete di aggiungere questo pezzo alla vostra collezione. Il potenziamento, quello poi lo potrete valutare anche in un secondo momento, raga. Però appunto non possiamo sapere tra quanto tempo riuscirà questo lanciarazzi nello shop. Ecco perché io vi consiglio sempre di shoppare tutto. Qualsiasi cosa che sia un'arma, un eroe, un mitra, una qualsiasi cosa che non sia mai vista, shoppate. In questo caso ricordatevi che c'è anche la bordata nello shop. Quest'arma a parer mio è uno dei lanciarazzi più utili che ci sia mai stato. È il primo lanciarazzi dove appunto ci incoraggiano a sparare dentro i tunnel di trappole. E soprattutto facciamo ballare anche i nemici. Diciamo che la Epic ci ha sorpresi ancora una volta con questa piccola perla. Io sono davvero contento di questo lanciarazzi e sono veramente contento di averlo portato full perk. Io, raga, per oggi non posso fare altro che ringraziarvi di aver guardato questo video. Mi raccomando, lasciatemi solo un bel pollicione in su per supportare il mio canale e supportare questo video. Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore. Per farlo vi basterà inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. È stato bellissimo girare il video con questo lanciarazzi. Comunque, noi ci vediamo domani. Bella bella!